Vecchio Rocce, benvenuti a questo mio nuovo video, sono Luca Grax 89 e oggi in questo nuovo Graxpad vedrete 5 cliché da nerd. In questo video vedrete 5 cose che ogni persona umana assegna a una persona nerd. Buona visione, ci vediamo a fine video. Ciao Emilio, Ciao, Beh, tu come stai? Cosa mi racconti? Vedi, dai, ascolta, non è che per caso ti va di unirti più tardi al mio gruppo? Fighe, gente come me, ovviamente nerd, ovvio. Cosa? Il tuo nuovo gruppo è formato da gente nerd? No, dimmi un attimo cosa c'entra la gente nerd con te, scusa, non ho capito. Ma non si vede, sono sempre stato un nerd io, cioè da come mi vesto, da come mi comporto, dal mio modo di essere, si vede che sono nerd da una vita. Emilio? Sì? Il tuo modo di essere coglione probabilmente, parli di questo, giusto? C'è Maria Maddalena in chat, scriviamole. Beh, Maria Maddalena, che mi racconti? Oh, Emilio. Nulla di che, io e le mie fans forever, best ever and forever, abbiamo deciso di dare una scossa alla serata, così abbiamo cambiato sponda. Vuoi dire che vi siete dati all'elettrico con l'aria massiccia? No, cretino, visto che in disco non riuscivamo più a rimorchiare nemmeno un fagiano, abbiamo cambiato stile, ora siamo nerd, sai, va di moda ultimamente essere nerd. Ma vostro che ti capisco tantissimo, Maria Maddalena. Fate che ieri ho fatto un filtro su Instagram dove aprivo un libro di fisica applicata, quando in realtà l'unico libro di fisica che ho aperto in tutta la mia vita è stato quello per tonificare i miei addominali. Ma alla fine avete beccato qualcosa in disco? No, neanche un augello. Come mai? Dopo che hanno saputo che eravamo passate al lato nerd, le uniche persone che ci hanno acchiappato sono state queste. Ti mando le foto. Nerd. Come, scusa? Sei sempre attaccato a quella cazzo di console. Guarda che qui l'unico sfigato sei tu. Non è che un nerd, visto che ha in mano un joystick e sta giocando alla Play, è automaticamente un gamer. Un che? Un gamer. Un? Gamer. Mer. Air. No, Air. Imbecille. E trovati una ragazza, sei più solo di un nerd brufoloso con la litosi al toro. E che cazzo? Guarda che i nerd, secondo un recente sondaggio, hanno cambiato il loro modo di approcciarsi con le ragazze. Finalmente! Sono passati dai DVD a YouPorn! No, ambiguo essere umano col cervello spappolato di una falena. Semplicemente i nerd negli ultimi anni hanno trovato il loro modo comunque di esercitare il loro fascino sulle ragazze. Tutto qui, semplicemente. E come? Regalandogli dei libri sulla procreazione? Gli hanno offerto della Sprite gasata? O semplicemente gli hanno regalato dei segnalibri di Harry Potter? A volte mi chiedo perché perdo il mio tempo a parlare con certi scienziati. Puoi chiederti una cosa? Ma tu, la tua persona personale, no? Cioè proprio la tua persona fisica, sa spiegarmi cos'è un antilope? Beh, innanzitutto complimenti per come stai usando il tuo tempo, veramente. Lo stai usando molto molto bene. Si vede che non ho un cazzo da fare. Quasi non si nota, ragazzo. Comunque posso dirti che l'antilope è un mammifero, ha un pelo lucido ed è molto veloce nel correre e sia il maschio che la femmina hanno le corna. No, ti sbagli, perché qui Wikipedia mi dice che solo gli antilopi maschi hanno le corna. E io che pensavo che fossi un vero nerd.
Ma da quando un nerd è paragonabile a un dio della conoscenza? Forse mai scambiato per un'enciclopedia Treccani? E comunque se hai tempo di usare Wikipedia, ma perché cazzo non lo usi e chiedi agli altri? Bene vecchie rocce, il video di oggi termina qui. Se il video vi è piaciuto, spolliciamento pesante. Se non vi è piaciuto, spolliciatemelo in giù. Iscrivetevi al canale YouTube, Facebook e Twitch LucaGrax89. Mentre se volete iscrivervi su Instagram Grax89. Se volete invece aggiungermi sul PSN sono LucaGrax. Mentre sul Microsoft account LucaGrax89. Detto questo vecchie rocce, noi ci vediamo martedì prossimo sempre alle 2 con un nuovissimo video, sempre sul mio canale YouTube. Bella.